E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Resident Evil 3. Ci ritroviamo dove ci siamo lasciati nello scorso episodio e dobbiamo andare a cercare, se non erro, l'olio, il filo che già abbiamo, il cavo che già abbiamo, il cavo elettrico e un fusibile, se non erro. Allora, direi di metterci subito. No, che cazzo. Senti, amico bello, rimani là che sicuramente non sai arrampicarti. Direi di andare a cercare subito questi tre oggetti e vediamo un po' di poter proseguire avanti con la storia. Spero di non ritrovarmi di nuovo il Nemesis come l'ultima volta, perché effettivamente diciamo che mi ha messo un po' in ansia la situazione. E andiamo avanti, dai. Sto proseguendo spedito più che altro. Che cazzo però. Porca puttana. Ma chi spari? Ma chi spari? Non sparare al cielo, grazie. Sento anche dei suoni di sottofondo. Carica. No, non morire, eh. Tranquillo che... come se nulla fosse. Allora, vediamo cosa c'è. Oh, benissimo. Polvere da sparo B. In teoria con la speed, con la B potremmo farci le munizioni per il fucile a pompa, se non ricordo male, sì. Sto registrando questi video uno dopo l'altro per cercare di andare spedito, perché voglio portare anche assolutamente la seconda Resident Evil 2 e continuare magari con questo retro gaming, perché mi sta piacendo un botto. Fa ritornare un po' all'infanzia. Allora, vediamo di andare avanti. Vabbè però, proprio me le state tirando vabbè, ok, non ci siamo capiti. Allora, sentite amici belli, vedo pure lì che c'è un ciccione del cazzo, levati. No, sono senza munizioni. E allora aspetta, sono senza munizioni e senza cura. Non posso usare un altro spray così però, dai. Spendere sti colpi del fucile a pompa così non ne vale la pena. Cos'è qua? Una statua di bronzo di Michael Warren. Ah, il sindaco, ok, è la statua di che abbiamo letto nello scorso episodio. C'è un interruttore, vuoi premerlo? Sì. Sta tenendo in mano qualcosa, perfetto. Libro di bronzo, ok. E io direi, abbiamo un libro di bronzo e mi pare, se non mi ricordo male, nello scorso episodio c'era, dove abbiamo incontrato il nostro amico Carlos al ristorante, c'era una specie di fontana dove c'era una fessura dove poter mettere questo, un oggetto simile a questo di qua. Però non mi ricordo dove si trova il posto. Allora io direi, sento dei suoni. Io direi di posare un attimo la chiave, perché non ci serve in questo momento. Cercare di lasciare un po' di spazio libero. E salviamo la partita, perché non l'ho salvata ancora. Prendiamo un attimo il... dov'è? Qua. Ok. Uniamolo con quello. Salviamo la partita e poi posiamo tutto. Una vecchia macchina da scrivere. Sì, dai, vai. Spedito. Ci vediamo dopo il salvataggio. Perfetto. Posiamo di nuovo quello che non ci serve. Quindi questo di qua. Poi questo di qua lo possiamo anche posare. Non credo che ci serva altro in questo momento. Questo ci servirà successivamente. Però se non abbiamo l'olio e nel fusibile non ci serve. Quello ce lo portiamo così. Lo mettiamo in quella fontana. Vediamo se ricordo bene. Vabbè però. Io vorrei evitarli, però non posso, perché la fuga è abbastanza... Vediamo un attimo da qua dove andiamo. Sì. In teoria credo che sia questa la parte dove dormiamo. Sì, infatti, andiamoci, dai. Andiamo a posare, a riporre questo oggetto. Anche se quello di là rotondo, io non so sinceramente dove vada. Non ne ho idea. Va bene, intanto andiamo, proseguiamo il cammino, il viaggio verso il non so dove. Ok, perfetto. Quello quindi lo possiamo prendere, giusto? Sì. In teoria non dovrebbe darci... Esatto, perfetto. Ok.
Guardiamo un attimo come è combinata la nostra mappa. Dovremmo andare in una di queste di qua. Qua ci abbiamo la porta chiusa e non ci possiamo andare. E dove dobbiamo andare? Non ne ho idea. Non c'è. E va bene. Stazione polizia centro. Vediamo un attimo. Allora, siamo di nuovo. No, il centro è quella che siamo. Periferia. Ah, ecco, c'è questa. E questa zona mi pare che c'erano i cani, se non ricordo male. Sì, e c'era la strada interrotta dal fuoco, però dobbiamo usare la chiave per poter prendere l'idrante. Perfetto, quindi direi, aspetta, però per andarci dobbiamo tornare da questa parte, mi pare. Sì, da qua. Quindi torniamo indietro, dovrebbe esserci una porta qua sulla sinistra e torniamo di nuovo indietro. Perfetto. Spero che non ci sia nessuno qua. Ecco. Senti qua, ciccio bello. Mori male, ma malissimo. No, un altro. E tu da dove cazzo spunti? Ah, meglio. Andiamo? C'è niente tu, amico bello? Tu cos'hai? Niente? Non hai munizioni da darmi? Ma dai, polvere da sparo, meglio di niente, dai. Dunque, sì, mi pare. Ok, da qua torniamo indietro. Allora, merda. Io preferirei evitarli anziché spendere sti colpi così, dai. Li ho fatti però fuori a tre. Dai. Ecco, bravissimi. Vabbè, però, eh. Dico, o morite, le cose sono due. Granate, però non abbiamo il lanciagranate. Che cazzo ce ne facciamo? Sentivamo colpi, ma. Suppongo che sia Carlos che scappa. Ne sono più che certo, perché non c'era nessuno lì morto, quindi. Oh, ok. Direi di farci. Ma intanto queste le aggiungiamo a queste e le posiamo. Questa di qua non mi serve. Io prendo. Mi preparo già questa. Direi di farci su pure le munizioni. Non credo che. No, non salviamo per ora. Per ora la partita non ci serve. Ok. Ok, possiamo posare questo di qua per il momento. Intanto ci carichiamo la pistola, perfetto. E direi di andare avanti. Sì, dai, andiamo avanti. Eventualmente la partita la salviamo successivamente. Se fosse stato. Ah, sì, devo premettere che sto usando il gioco direttamente dal computer, non l'emulatore della PlayStation. Perché effettivamente, se avessi usato l'emulatore. Avremmo avuto l'opzione di poter salvare tramite il tasto, mi pare F1, non mi ricordo. Però ho detto vabbè, usiamo questo e chi si è visto si è visto. Tanto alla fine non cambia molto come struttura del gioco, va. Ah, benissimo. Ci serve, sì, prendi a volo. E curiamoci, ok. Perfetto. Allora. Dunque. Usiamo qui la chiave. Non devo usarla, perché? Scusami, eh. Ah, ecco. Perfetto. Ok, vuoi prendere tubo idrante? Sì. Hai preso tubo idrante. La chiave ci servirà, mi sa. E a questo punto. Sì, torniamo lì eventualmente. Andiamo all'ufficio vendite, dai. Spediti, dai. Spediti come non mai. Sento dei strani suoni. Mamma mia, che cosa. Ecco, uno l'abbiamo fatto fuori. L'altro, eventualmente. Ci vediamo alla prossima. È stato un piacere, ma ho da fare. Allora, dovremmo essere da qualche parte. Sì, ok, dobbiamo tornare di là. Sento. No, ancora cani, basta, mollatemi. Non ce la faccio più, non posso sprecare colpi. Anche perché se mi appare il Nemesis proprio adesso, non è il caso. Ok.
Cioè, di tanto se avessi un gancio potrei spegnere il fuoco. Io direi: usiamo il gancio. Benissimo, possiamo proseguire adesso. Perfetto. Che sono carini. Io mi auguro che non escano da lì. Anche se l'erba blu, sinceramente, non mi ricordo. Forse era per il veleno, credo. Non ci penso in questo momento. Anche se comunque non. Cos'è sto coso? Sento rumori di cani. Io direi di armarci a volo di fucile a pompa. Altro che cani. No, porca puttana, dai. No. Dai. Sei morto male? No, ma perché ogni volta che mi... C'è un altro lì. Non lo colpisco. Muori? Dai, vaffanculo, porca troia. No, siamo morti. Ne sono sicuro. No. Che palle, porca... Ok, ragazzi, siamo di nuovo qua. Porca puttana, stavolta spero di non morire male. Stavolta mi sono curato, diciamo. Ecco. Senti, ciccio bello, ci vediamo magari all'uscita, va. E proseguiamo con il nostro... Chi è? No! Chi è? Don't make me do this, Murphy. I don't wanna shoot. Non ti voglio sparare. Uccidimi. Sono finito, non più umano. Not human. Aspetta, non dobbiamo farlo. Svelto, per favore. Prima che perda la ragione, prima che sia troppo tardi. Vabbè, ok, stavo leggendo di nuovo. Uccidimi e fallo fuori. Che brutta cosa. Murphy, perché? Povero Carlos. Mi dispiace per te, la partita di un amico comunque non è... Carlos! Dove vai? Senti, Murphy, ma non è che c'è qualche munizione? No, non mi lasci niente, Stronzo di merda. Allora, mo dove dobbiamo andare? Questa stanza... Aspetta. Magazzino prodotti chimici. L'accesso al magazzino è controllato dal computer. C'è un telecomando là che si illumina, quindi suppongo che... Rapporto del direttore. Prima che inizi il suo nuovo lavoro, mi permette di darle qualche consiglio. Alcuni medicinali presenti nel magazzino sono instabili e la loro qualità peggiora in seguito a cambiamenti di temperatura e di umidità. Si ricordi quindi di mantenere un clima costante in suddetto locale, controllando personalmente il suo stato di giorno in giorno. Esiste infatti un computer predisposto a svolgere tale mansione, ma essendo una macchina pensata da uomini, per essere usata da altri uomini non è certo infallibile. Deve inoltre controllare tutto il personale diretto in arrivo dal magazzino. Vi sono custodite molte droghe pericolose che, se dovessero venire a mancare, costituirebbero per lei un serio problema. La porta di tale stanza è sempre chiusa e nel caso lasci entrare membri del personale, si assicuri di farsi consegnare i loro documenti, ma soprattutto si ricordi di contattare immediatamente il capo per qualsiasi sospetta anomalia. Se dovesse dimenticare la parola d'ordine di accesso, si sforzi di ricordare che ha a che fare con una parola di uso comune. Non si dimentichi che ogni nuovo prodotto immagazzinato viene cambiata come procedura anche la parola d'ordine, la quale può essere inserita in ogni momento tramite il terminale dell'amministrazione. Ricordiamoci qua questa cosa di se, dov'è? Una parola di uso comune, quindi cerchiamo di vedere un po' com'è. Intanto che cosa sta facendo? Sta accendendo la televisione? Adraville. E quindi suppongo che il computer sia questo, no? O dall'altro lato vedo un altro computer. E infatti, com'era Adraville? Password Adra. Dov'è la R? Qua. Ok. Perfetto, confermata. Accettata. Accesso della stanza approvato. Disinserimento serratura attendere. Ok. Stato attuale aperto.
Perfetto, benissimo, ok. Possiamo quindi entrare e vedere cosa trovare qua dentro. Dunque, non c'è niente, ok. Non abbiamo munizioni, siamo nella ca... Ah, guarda che c'è cosa, a saperlo prima non me le portavo io. Siamo messi abbastanza male, non abbiamo spazio. Tanto prendo questo di qua che mi serve di più. Infatti, attivo olio. Almeno abbiamo recuperato il secondo jet. Allora, siamo completamente nella checca. Direi. Aspetta, quello lo possiamo prendere e possiamo unirlo anche a quell'altro. Eventualmente, non lo so se posso. Se mi converrebbe tornare indietro e magari prendere queste altre due che ci lasciamo qua. Vediamo se fa fare la combinazione insieme. Non puoi portare altri oggetti, niente. Direi. Questo di qua, effettivamente, non so dove cacchio metterlo. Anche se una mezza idea ce l'avrei. La statua che c'era, dove c'era il sindaco lì, la statua del sindaco, in teoria teneva il libro. E se noi ci mettiamo questo? Io direi che è successo. Mamma mia, non mi dire che stanno venendo tutti qua, eh. Minchia. Che culo. Bene, che caminchia, tutti qua, dai così, tanto vi stavo aspettando, sai com'è? Io che sono pure messo bene. Allora. Bene, 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 dai. Il vapore, cos'è il vapore? Non lo so. È morita male. Quindi, sono già finiti? Ah, mi aspettavo peggio, sinceramente. E non so se dall'altra stanza troveremo qualcosa. Quindi effettivamente cerchiamo di fare un po' di ordine. Guardali infatti come immaginavo. Che lentezza questi comandi tank, porca troia. Cerchiamo di scappare. No. Via, con un colpo. Senti, ciccia bella. Rimani là. No, fuori c'è pure qualcosa, mi pare. Speriamo di no. Mi auguro sinceramente di no. Che cazzo. Meno male. Bravissima. Grandissima. Sei un grande. Una grande. Uguale. Perfetto. Potrei tornare indietro e prendere quello che abbiamo lasciato. Così in modo tale da questa di toglierci dalle palle definitivamente questa zona. Va. No, che cazzo. Mica ci vado proprio addosso però. Dai. Ma chi miri? Cioè non lo so. Senti. Vabbè, ma dai, ma che culo però, eh? Certo che tu sei proprio una sfigata. Dai, i comandi non vanno abbastanza bene comunque. Prendiamo ciò che ci spetta, dunque. Uno. Ok. No. Uno e due. Perfetto, dovremmo ricavarne un bel po' di munizioni, in teoria. In pratica non ne ho idea. Spero comunque di sì, perché siamo messi abbastanza male. Ed effettivamente è già da un po' che il Nemesis non appare. Sinceramente, ho i miei sospetti che possa apparire il più presto possibile. Io, anzi, ne sono più che convinto. Io lo so, ormai è. Questo gioco è un bastardo proprio infame. Dunque. Sì, andiamo avanti e vediamo, dai. Voi restate lì dentro, non rompete le palle. No. No, che palle. Minchia, me lo sono chiamato, me lo sono cercato. Ciccio bello. Capisco che tu hai da fare, sei innamorato, ormai perso di me, però io... Minchia, me li vado a cercare io le persone, assolutamente. Io direi, a sto punto, prendiamoci il bel... Dov'è? 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 Dov'è?
qua. No, è che cazzo questo? Questo per il momento lo posiamo. Non abbiamo nemmeno... No, non abbiamo nemmeno coso. Salviamo un attimo la partita. Questo la posiamo perché non ci serve. Questo per ora, per il momento sì pure. Facciamo le belle munizioni, perfetto. Benissimo, quello che mi serviva. Mamma mia. Io direi di affrontarlo, proviamo ad affrontarlo, salviamo la partita. E eventualmente tanto possiamo ritrovarci qua. Ci vediamo dopo il salvataggio. Allora ragazzi, con i salvataggi non siamo messi abbastanza bene. Ci è rimasto solo un nastro e non so se tornare indietro dove c'era quello di là del... Dove c'era il giornalismo, la cosa, la sede del giornalismo. Quindi non so, vabbè, intanto però andiamo ad affrontare il Nemesis. Con un'erba sola non sarà il top. Poi in questa zona che è stretta, io non so, vabbè dai, affrontiamolo e chi si è visto si è visto, pazienza. Se moriamo ritorniamo qua, tanto siamo di nuovo qua. Eventualmente scappiamo. Allora, no che cazzo dai. Non ti fare colpire. Che culo. No, vabbè dai. Dai, veloce. Uno, due. No, ma che culo. Così male ero messo. Sti cazzi. Ok, dai, cerchiamo di affrontarlo, porca puttana. Dai. Minchia, che culo. Mi ha mancato sto stronzo. No, dai. Merda. Siamo messi malissimo. Intanto... No. No. Via, via, via. No. E vaffanculo, raga. E niente. Mi sa che non abbiamo nessuna possibilità. Quindi direi di scappare proprio come se non ci fosse un domani. Ok, posiamo di nuovo questo qua. Il problema è che ce lo ritroviamo davanti alla porta dove noi dobbiamo andare. Quindi dobbiamo fare qualcosa di tipo stealth, va. Vediamo di fare... Non lo so, vediamo. E che cacchi spari, bella. Via. Minchia, di già, manco... Cioè, un cazzotto ti ha dato. Guarda come sei messa. Ma sei messa proprio malissimo, completamente. Non lo so, io... Sì, mi curerei ora in modo tale da avere... Più libertà di movimento. Porca puttana, che ansia. Mollami. Ma... Grazie. No, vabbè, mi ha messo... Via, 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 via. Che ansia che metti, che ansia. Mamma mia, oh. Allora, speriamo di non ritrovarmelo qua. Lo so che mi segue. E infatti. Però... Dai, avvicinati, bello. No, no, no. Soki. Via, 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 via. Come se non ci fosse un domani. Dai così, bravissimo. Volevo fare una cosa figa, però non mi è riuscita. Vabbè, è stato più furbo di me. Mamma mia, non siamo messi a bene. Ancora. Ma mollami. Mollami. Porca puttana, oh. Ora è qua, io so che mi seguo ancora. E infatti, guarda che c'è. Stars, stars. Pure i corvi si ci metto. Cioè non solo Nemesis, ma pure lui. Che? Ancora. Che sei brutta però, eh? Fattelo dire. No, vabbè. Dai, tirati su. Scelta, infatti, sì. Allora, arrampica, ti salta giù. Io direi di arrampicarci. Non ne vale la pena tornare indietro, guarda. Assolutamente. Via come se non ci fosse un domani, raga. Siamo messi malissimo. Non abbiamo nemmeno cura. E qua io ho il salvapartita, se non erro. Quindi direi di salutarci qui. Salviamo la partita e ci salutiamo. Perché effettivamente non siamo messi bene. Solo che salvando la partita non possiamo più salvarla. Quanti salvataggi inutili, mamma mia. Sì, dai, salviamola. E ci vediamo
Ok ragazzi, direi di salutarci combinati malissimo. E niente, per questo video è tutto. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, commenta e condividi con i tuoi amici. Come al solito, come vi ripeto sempre, con i vostri amici e appassionati di Resident Evil, soprattutto le prime saghe. E niente, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ciao.